Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. È passato un po' di tempo dall'ultimo, circa un mesetto, ma infatti ho iniziato a lavorare, perciò d'ora in poi il tempo libero che potrò dedicarvi sarà veramente rosicato all'osso purtroppo. Comunque, bando alle ciance e prima dell'unboxing succulento di questo video voglio parlarvi un attimo di un'altra cosa. Con il mio ultimo video, ovvero la recensione di BioShock, con il quale ho partecipato al concorso di Raspberry 1991 per i suoi 1000 iscritti, se non lo conoscete vi metto il link del suo canale qui sotto, ho vinto per la categoria delle recensioni il terzo posto, che consisteva in una sponsorizzazione e in una scelta di due poster tra la sua quarantina di poster. Quindi mi è arrivato qualche giorno fa il pacchetto e quindi andiamo a spacchettarlo insieme. Sinceramente non so neanche quali ci sono, perché alla fine, all'inizio gli avevo detto se era disponibile quello di BioShock, però era stato scelto già da un altro, sicché gli avevo detto o quello di Final Fantasy 13 e Final Fantasy 8 oppure quelli di God of War 2, però poi alla fine non mi ha risposto, sicché sinceramente non so quali sono, se quelli di God of War o quelli di Final Fantasy. Ma ok, va bene, non sono quelli che speravo. Comunque, qui c'è Castlevania Lord of Shadows. E questo cos'è? Cos'è? Ah, però è buono questo, dai. Street Fighter 4 con Ryu e Ken. Comunque molto belli. Avevo capito di ricevere qualcos'altro, comunque sono sempre cose molto accette. E comunque ringrazio ancora Rasplayer per la disponibilità e per questi premi. Spero che il suo canale vada bene come andava in passato, ma comunque non c'è certo bisogno del mio sostegno, infatti come ho detto prima è già arrivato a 1500. E lo ringrazio ancora per avermi scelto, perché sinceramente non me l'aspettavo. Quindi grazie veramente. Comunque, detto questo, passiamo all'unboxing vero e proprio di questo video. Quindi, ieri, perché voi lo vedrete domani ovviamente questo video, sono andato da GameStop e mi hanno dato, vabbè, solito foglio con le offerte. L'ho guardato, insomma, non c'è niente di che. Per ritirare la mia copia della Premium Edition di BioShock Infinite, finalmente. Quindi la scatola è una semplice scatola di cartone, niente più niente di meno. Davanti è la stessa skin della Standard Edition. Ai lati abbiamo i contenuti di questa Limited, ovvero l'artbook, una statuina dell'Handyman, una litografia Bacio del Diavolo, portachiavi Corvi Assassini, colonna sonora digitale purtroppo e non materiale, fisica, pacchetto miglioramento e sarà qualche arma così, e avatar per Xbox Live. Mentre dietro possiamo ammirare la bellissima Elizabeth e qualche immagine di gioco. Con la scritta vincitore di oltre 80 premi. Io questa cosa non l'ho mai capita. Infatti un gioco ancora prima di uscire ha già ricevuto le premi. Boh, ma forse penso male io. Comunque, andiamo a spacchettarlo, levando la solita carta da culo. Allora, via. Quindi, apriamo. Ah, piegata un po'. E ci troviamo davanti. Allora, la litografia Bacio del Diavolo, Light the Way with Devil's Kiss.
Ok, illumina la strada con il bacio del diavolo. Sarà tipo una specie come c'è in BioShock 1, c'è cioè tipo le pubblicità dei plasmidi, che qui non mi ricordo, qui si chiamano Vigor se non mi sbaglio, sarà una cosa del genere. Poi, qui ci sono un po' di fogli con dei codici. Questo per sbloccare. Questi pensano siano gli avatar per il profilo Xbox. E questo è il pacchetto miglioramento che comprende tre esclusivi power-up per le armi, credo, in 10.000 lingue incornate. Gli attacchi al corpo a corpo non scattano la possibilità di gettare all'interno nemico, edizione straordinaria e traditore. Insomma, sono dei piccoli power-up che fanno sempre comodo. Poi abbiamo l'artbook, che è veramente molto bello anche al tatto, sembra una specie di tessuto proprio di tela. E andiamo a vederlo. Questo gioco infatti è stato molto acclamato per il lato artistico, come sappiamo benissimo anche nei precedenti BioShock, che qui secondo me darà veramente il massimo. Comunque qui le immagini sembrano, insomma, far vedere un po' di personaggi, lo studio dei personaggi, i disegni. Questo dovrebbe essere Booker, sì, infatti, che se non mi sbaglio dovrebbe parlare, come a differenza dei soliti personaggi dei videogiochi che non parlano. Questo è Songbird, ovvero un uccello meccanico enorme, che però ho letto in delle recensioni che non dovrebbe avere una grossa rilevanza al fine del gioco, che c'era la Collector's Edition a 150 euro mi sembra, che era con la statuina del Songbird, ma a me sinceramente non piaceva per niente, perciò, e anche se mi fosse piaciuta 150 euro di certo non li davo. Comunque, vediamo un po' di armi, come sempre in fondo agli artbook ci sono le armi e cose del genere. Comunque veramente, veramente molto bello. Ora non ci ho fatto neanche caso. Ma, ah, ok, è in inglese. E vabbè, ci si farà piacere lo stesso. Allora, poi andiamo a vedere questa statuina dell'Handyman, che veramente non pesa niente, sembra che non ci sia niente qui dentro. Better Man's Autobodies, The Handyman. Vediamo un po'. Che mi pare di aver letto che sarà tipo... È minuscola, oddio! Non pensavo così minuscola. Che dovrebbero essere tipo delle pedine per un prossimo gioco da tavola. Mi sembra di aver capito, non vorrei dire castronerie. Cioè, è veramente qualcosa di minuscolo. Dava l'impressione di essere veramente... Non mi immaginavo una cosa enorme, però. Vabbè, però è carina, dai. Non so quanto si possa vedere con la fotocamera che mi ritrovo. Comunque, è carina. Tra un po' è più bellina la scatola della statua, comunque molto carina. E qui c'è il portachiavi dei corvi assassini, come si chiamava? Che però... Ah no, è aperto, ok. Non volevo distruggere il tutto. Che è in plastica, ok. Però è molto carino comunque. Non so se ne farò qualche uso, ma sinceramente lo terrò ben impacchettato. E poi alla fine abbiamo il gioco, ovviamente. Skin uguale, identica a quella della standard. Anzi, è proprio identica alla standard. Dietro, uguale. E quindi andiamo ad aprirlo. In questo coltello sembra un macellaio. Allora,
Ok, togliamo l'adesivo e ci troviamo davanti. Il disco di gioco che dovrebbe essere uno, sì. Ok, il libretto di istruzioni. Vediamo com'è questo libretto. Vabbè, dai, abbastanza buono per la media dei giochi di oggi. Ah, bianco, sì, bianco e nero. A colori, con, vabbè, le cose base. In italiano, ovviamente, vorrei vedere. Spiega i vigor, insomma, le cose basi del gameplay senza storia, mi sembra. Sì, vabbè. In pratica lui dice le stesse cose che c'è sul retro della copertina. Ma la cosa bella, che ho visto anche nella versione per PC, è uguale, che veramente questa retro copertina è qualcosa di spettacolare. Cioè, veramente, veramente bellissimo. Io ci spero veramente tanto in questo gioco per quanto riguarda il lato artistico. Ho letto per quanto riguarda il gameplay, non dovrebbe cambiare tutto questo granché rispetto ai primi due capitoli. Ma comunque alla fine piace lo stesso, va bene. Quindi niente ragazzi, sì, la Collector, la Premium Edition è tutta qui. E io, come vi ho già detto, vi lascio a un prossimo video che sinceramente non saprò quando uscirà, perché come vi ho detto, il mio tempo libero è quello che è. Quindi ci si vede il prima possibile. Ciao a tutti ragazzi!